questo numero del Salus TG. Pensionati e neolaureati in corsia? Il no dei sindacati. Il ministro Grillo. Cabina di regia tra ministeri su emergenze Taranto. 5 milioni di italiani con ulcere e patologie croniche ai piedi. Dopo i pensionati richiamati al lavoro in Molise e Veneto per far fronte alla carenza dei medici, ora la Toscana ricorre ai neolaureati, dunque non ancora specializzati, da formare e assumere con contratti libero professionali, formazione e lavoro e da impiegare nei pronto soccorso. Misure straordinarie adottate dalla Regione che attirano le critiche dei sindacati dei medici. Sembra ci si sia dimenticati dell'età di mezzo, ironizza Carlo Palermo, segretario nazionale della NAO Assomed, convinto che queste misure vadano verso una sanità pubblica low cost e un'ulteriore deleteria precarizzazione che mette a rischio i medici creando disparità contrattuali e la stessa sicurezza delle cure. Per il segretario nazionale della FPCGL Medici Andrea Filippi così si creano medici di serie A e di serie B. Una cabina di regia tra ministeri per dare risposta alle emergenze di salute causate dagli stabilimenti siderurgici dell'ex Ilva che sta vivendo Taranto. Porteremo ogni 6 mesi i dati epidemiologici per conoscere la situazione del territorio, così da mettere a sistema gli interventi che alcuni dei commissari hanno evidenziato. Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel suo intervento al tavolo permanente per lo sviluppo a Taranto insieme ad altri 3 ministri del Movimento 5 Stelle, il vice premier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, dei beni e attività culturali Alberto Bonisoli, dell'ambiente Sergio Costa. Un italiano su 2 soffre di una patologia ai piedi che compromette il suo benessere complessivo. Tra queste sono in aumento le lesioni ulcerative, non solo nei pazienti diabetici e geriatrici, ma anche in chi soffre di vasculopatie, reumatismi, neuropatie e nefropatie. Per oltre 5 milioni di persone interessate, a lanciare l'allarme gli esperti in podologia e flebologia.